Spostatevi, per favore. Oh, pupazzi di neve! Che freddo! Davvero freddissimo! Infatti, è tutto ghiacciato qui! Andiamo, amici miei! Se entriamo tutti in azione, saremo al caldo! Ehi, guarda, Bo! Fuori strada giocattolo! Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? Perché questi grossi colibrì non ci lasciano passare? Tenete il ritmo per i lemuri danzanti! Dai, Focke, battete le mani, avanti! Ballate mentre applaudite, è così divertente, andiamo! Applaudiamo finché il ballo non è finito, su, coraggio! Ehi, Emu, fateci passare! Come possiamo fare se gli Emu non ci fanno passare? Perché questi grossi colibrì non ci lasciano passare? Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. Per caso vedete la nostra ultima porta? Ehi! Spostati, per favore, babuina! Perché questa babuina non vuole farci passare? Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. Beh, non credo che voglia farci passare. Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. Per caso vedete la nostra ultima porta? Perché questi rospi non ci lasciano passare? Si sposti, per favore, signor Stella. Perché non ci lascia passare? Oggi voglio fare un bel quadro. Che cos'hai, Barba Bravo? Lasciami in pace. Ciao, amici miei. Che bello che siete qui. Io e Daisy volevamo leggere un libro. Daisy cerca la sua pecorella di peluche preferita per poterla abbracciare mentre leggiamo. Oh, un negozio di animali! Wow! Guardate questi Jackie dal buffo aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui. È troppo scivoloso e sono proprio davanti a noi! Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Si è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. Le pinguine son graziose, con la peculiarità che si affannano per ore per la loro vanità. Il pinguino poi è frivolo, che sfoggio fa di sé. Sono proprio irresistibili se mangiano per tre. I pinguini sono veramente buffi, dopo averli visti sai di certo che non c'è niente di più strano di un pinguino, a parte te e me. Perché questi rospi non ci lasciano passare? Poi arriva il matrimonio e con gran felicità un iglu si costruiranno, la famiglia aumenterà. Promettono di amarsi e poi di vivere così, senza separarsi proprio mai e dirsi sempre sì. I pinguini sono veramente buffi, dopo averli visti sai di certo che non c'è niente di più strano di un pinguino, a parte te.